due modalità, sincrona e asincrona. Quattro scenari di erogazione delle lezioni che possono essere combinati per dare vita a corsi ricchi di contenuti, integrati e interattivi. Dual mode. Il docente è in aula con alcuni studenti in presenza e altri collegati da remoto. È possibile condividere slide, applicazioni, scrivere su una lavagna condivisa e interagire con gli studenti collegati da remoto via audio e chat, utilizzando una piattaforma di Virtual Classroom. In alternativa, il docente può utilizzare una piattaforma di Lecture Capture, che consente la cattura sincronizzata dello schermo o delle slide e un contatto via chat con gli studenti connessi in remoto. La lezione può essere registrata e pubblicata in Blackboard. È possibile attivare funzioni di sottotitolatura. Online Interactive Lecture. Il docente tiene la sua lezione in una aula universitaria attrezzata con PC oppure da casa, mentre gli studenti seguono la lezione da remoto. L'utilizzo di una piattaforma di Virtual Classroom garantirà la comunicazione audio-video in tempo reale, la possibilità di interagire via audio-video e via chat con gli studenti, la condivisione di contenuti, slide, applicazioni, lavagna condivisa. In alternativa, il docente può utilizzare una piattaforma di Lecture Capture, che consente la cattura sincronizzata dello schermo delle slide e un contatto via chat con gli studenti connessi in remoto. La lezione può essere registrata e pubblicata in Blackboard. È possibile attivare funzioni di sottotitolatura. Talking Head. Il docente registra in anticipo la lezione, da casa o in ateneo, e la pubblica nel suo corso Blackboard per consentire agli studenti di visualizzarla e ascoltarla. La video lezione può contenere la ripresa video del docente e le slide o altro materiale didattico utilizzato a supporto della lezione. È possibile attivare funzioni di sottotitolatura. Voice over presentation. Il docente realizza un contenuto audio, slide speakerate, podcast e lo pubblica nel suo corso Blackboard in modo che gli studenti lo possano visualizzare e ascoltare.